Sono Agostino Branca, sono un ceramista, vivo a Tricase e siete nella mia bottega dove in questo momento siamo vicino al tornio. Ciao a tutti, sono Valeria Giovagnello, sono una designer e abito in provincia di Bari. Attualmente frequento il corso di laurea magistrale in design presso l'Università degli Studi di Firenze. Ciao a tutti, sono Donato Romito, abito in provincia di Bari, sono un designer e attualmente sto terminando il mio percorso di studi in laurea magistrale in design a Firenze. Questo programma mi interessa perché intanto mi mette a confronto con altri artigiani anche di settori diversi e poi abbiamo la possibilità di essere accoppiati a dei creativi con cui possiamo confrontare le idee che vanno dall'artigianato all'aspetto più artistico. Ho deciso di partecipare ad atelier online perché credo sia stata un'ottima occasione di interazione tra designer e artigiani e inoltre ha arricchito quello che è stato il mio bagaglio di conoscenze e dei saperi. Ho deciso di partecipare ad Atelier Online poiché mi sembrava un'occasione estremamente interessante per l'arricchimento appunto del mio percorso professionale, da progettista. Il nostro progetto consiste nel voler recuperare quelli che sono gli oggetti in disuso della tradizione pugliese e in particolare della tradizione salentina, che ormai sono in disuso da tempo. Il nostro oggetto di riferimento è stato l'annaffiatoio, che attraverso le nuove tecnologie abilitanti come la stampa 3D lo abbiamo recuperato con nuove forme, lasciando però inalterata quella che è la sua funzione d'origine. Nel nostro progetto, l'utilizzo delle nuove tecnologie di produzione come la stampa 3D per ceramica e la stampa 3D in filamenti in pietra è stato di fondamentale importanza, soprattutto nella fase progettuale del vaso stesso. Queste nuove tecnologie però non prevalgono al lavoro da parte dell'artigiano, anzi ne evidenziano il contrasto materico che si viene a creare in un legame, in un connubio che lega passato, presente e futuro, il saper fare dell'artigiano con le nuove leve tecnologiche di produzione. Credo che sia inevitabile il percorso da fare in concomitanza e in sinergia con le tecnologie, diciamo, più avanzate. Il discorso dell'artigianato realizzato completamente a mano ha un suo valore, ma ha un suo valore se si avvale appunto di tecnologie più avanzate. Credo che il futuro sia un mashup tra le competenze dell'artigiano artista e le nuove tecnologie, l'uno al supporto dell'altro. Molti credono che l'avanzamento digitale e tecnologico, soprattutto negli ultimi anni, abbia invalidato e gettato un velo d'ombra sulle professioni artistiche. Io invece credo che il futuro sia proprio questo, quello di cambiare rotta, cambiare pensiero e far sì che questi due apparenti opposti combacino affinché siano appunto l'uno al supporto dell'altro. L'artigianato artistico italiano vive un momento molto felice, quindi tutti quanti dobbiamo sostenere questo ambito e credo che sia il modo giusto per portare avanti la tradizione. E vi saluto. Saluto e ringrazio tutti per l'attenzione. Vi invito a conoscere questo mondo affascinante dell'artigianato artistico che sempre più si sta relazionando col mondo del design. Io vi ringrazio tutti, saluto il pubblico di iAtelier Online con l'augurio di poter continuare a lavorare insieme per sostenere e garantire la continuità e lo sviluppo dell'artigianato artistico in Italia per il nostro paese e per le generazioni future. Grazie ancora a tutti.